Spegni l'auto, tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Adesso potrai vedere il filtro del gasolio situato in alto a sinistra del compartimento del motore. Per prima cosa, rimuovi il connettore elettrico sollevando la linguetta colorata del connettore stesso e tiralo. Rimuovi il connettore sollevando la linguetta di plastica e poi tiralo. Usa un cacciavite piatto fine per far leva sul tubo, poi estrailo. Sempre usando un cacciavite, gira in senso antiorario la vite di spurgo situata sulla base della scatola. Così si svuoterà la flangia del filtro. Dovrai essere già pronto con un bidone per recuperare il gasolio. Anzi, puoi costruirtene uno. Guarda il video come costruire un contenitore di raccolta di liquidi. Dopo aver purgato la flangia, riavvita la vite di spurgo. Svita il coperchio della flangia, ruotandolo in senso antiorario. Poi rimuovilo. Potrebbe forse essere un po' duro da svitare. Adesso puoi rimuovere il giunto del coperchio e il filtro stesso. Confronta il filtro vecchio con quello nuovo per assicurarti che siano uguali. Rimetti il filtro nella sua scatola. Cospargi bene di gasolio la guarnizione per garantire una perfetta tenuta stagna. Poi rimettila in posizione. Rimetti a posto il coperchio della scatola. Inserisci il perno nel filtro. Poi riavvitalo girando in senso orario. Riaggancia il tubo del gasolio. Infine, riaggancia il connettore elettrico e incastralo rimettendo in posizione la linguetta colorata. Accendi l'auto, poi metti in marcia per assicurarti che il filtro sia ben innescato. Operazione conclusa.